Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo un dolce davvero buonissimo, un classico dolce della pasticceria, torta Camilla alle carote, una versione facilissima senza bilancia. Credetemi, questa torta è una vera e propria delizia. Iniziamo subito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola, versate 4 uova, un pizzico di sale, un bicchiere e mezzo di zucchero bianco. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 3 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate 100 g di mandorle pelate tritate. Versate le mandorle. Versate un bicchiere di olio di semi di girasole, un bicchiere intero. A questo punto versate la scorza grattugiata o di un limone o di un'arancia. Io utilizzerò il limone. Però l'arancia va benissimo. Ecco la scorza grattugiata del limone. Bene, a questo punto dobbiamo grattugiare o tritare, va benissimo, le nostre carote. Io utilizzerò 5 carote di queste dimensioni. Praticamente, se volete sapere il peso, pesano 300 grammi. Quindi però se non utilizzate la bilancia, perché stiamo parlando di una ricetta senza bilancia, sono carote di media dimensione. Io ho tritato le mie carote con il tritatutto. Se non avete il tritatutto potete tranquillamente grattugiare le vostre carote. Adesso versate mezza bustina di lievito per dolci, farina tipo 0 Manitoba, potete utilizzare anche la farina 00 se volete. Secondo bicchiere, amalgamate prima fruste spente e poi azionate le fruste elettriche, se no vi schizza tutto addosso. Utilizzo uno stampo a cerniera diametro 26. Imburrate, infarinate oppure imburrate e mettete la carta forno come ho fatto io. Versate l'impasto all'interno. Bene, il nostro impasto è pronto per essere infornato. Infornate con un forno, mi raccomando, preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Torta Camilla senza bilancia. Credetemi, questa torta è davvero buonissima e si prepara davvero in pochissimo tempo. Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tantissime video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao, baci da Cartisia. Buonissima. Sofficissima, ma soprattutto golosissima. Ciao, alla prossima. Che bontà!